Siamo qui e vi ringraziamo tanto per la vostra presenza, perché Divella e Italmopa, che è l'associazione italiana dei mugnai d'Italia, aprono le porte di 25 stabilimenti molitori italiani a grano duro e a grano tenero. L'Italia vanta un'antica e riconosciuta tradizione di eccellenza nel settore molitorio. Il merito è dei mugnai, della loro impareggiabile capacità di individuare, selezionare e miscelare le migliori varietà di frumenti. Lo stabilimento Divella oggi ha aperto le sue porte facendoci viaggiare, come vi mostrano le nostre immagini, attraverso la riscoperta di un mestiere antico che si tramanda di padre in figlio e che attraverso i secoli ha sempre avuto come stella polare la risposta a tutte le esigenze dei consumatori. Attraverso i secoli non ha modificato sostanzialmente il processo, è veramente ruli contrapposti che macinano grano e che si avvalgono però di un sistema di sicurezza, di salvaguardia della salubrità e igienicità e qualità del prodotto che evidentemente nel 2020 abbiamo, nel 2019 abbiamo e che negli anni 80, 70, 50 non potevamo avere perché le nuove tecnologie ancora non avevano preso piede. Quindi oggi siamo qui con voi, con i consumatori, aprendo le porte del nostro stabilimento, del nostro molino e mostrandovi la grande passione, la grande fatica, il grande impegno che ci mettiamo dal 1890. La nostra azienda è alla quarta generazione, ha passato tre secoli, è presente con i suoi prodotti finiti in tutti i paesi, in tutti i continenti, nei cinque continenti e vende più o meno in 90 paesi. Realizziamo il 30% del nostro fatturato all'estero e siamo tra le primissime realtà italiane nel segmento della pasta secca. Intolleranze e allergie a volte spaventano i consumatori e in maniera erronea evitano di gustare biscotti, pasta e molti altri prodotti. Si dice per esempio che l'intolleranza alimentare, la celiachia, sia causata dall'aumento di proteine e di glutine nei prodotti finiti, nella pasta, nel pane, e che si dice addirittura che i cosiddetti grani antichi, la riscoperta dei grani antichi, porti ad un contenimento delle intolleranze alimentari. Ebbene, non è così. I grani antichi contengono più peptidi, quindi più elementi che scatenino l'intolleranza dei grani moderni.